Buongiorno a tutti, tutto bene? Siamo nel periodo natalizio ormai e quindi facciamo un dolce natalizio. Qui in campagna si fanno i roccocò, sono dei dolci particolari, buonissimi, dal sapore molto forte. Adesso vi do la ricetta. Un chilo di farina, 350 g di mandorle tritate, 350 g di nocciole tritate, arancio, limone e mandarino, 80 g di canditi e 900 g di zucchero, 2 bicchieri di acqua, 2 cucchiai di ammoniaca e per questi dolci c'è bisogno di questo, il pisto, che è un insieme di aromi che si utilizzano per fare i roccocò e anche i cuori spugni. Alla farina aggiungiamo le nocciole, lo zucchero e mescoliamo un po'. Pisto, 2 bustine di pisto, se volete potete aggiungere un cucchiaio di cacao, io lo metto perché mi piace. Facciamo la buccia degli agrumi. Aggiungiamo i canditi. Se non vi piacciono potete anche non metterli, non è essenziale. E l'acqua. Un altro bicchiere abbiamo messo quel po' di ammoniaca. L'acqua la sciogliamo, impastiamo fino ad avere un composto morbido. Il risultato deve essere morbido. Tagliamo un pezzetto e facciamo dei rombi. Più o meno della grandezza di un dito. Li chiudiamo. Ci mettiamo una mandorla sopra. Uno, due, tre, quelle che vi piacciono. Pennelliamo con uovo, mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti, massimo 18, non oltre. Il risultato vi sembrerà morbido, ma non lo è, perché poi con l'asciugarsi diventeranno duri. Ci vediamo dopo la cottura. Ecco qui i nostri roccocò.